senso solo. Alle donne, alle donne, alle donne, alle donne, 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 passioni come tutti gli italiani. Azzurri di Mister Goldoni affrontano in trasferta la nuova Folgore, squadra molto fisica, senegalesi decimati, fuori anche Cerca, Cedoguardio e Galdenzi. Partono subito forti i locali, Sardella tenta la percussione ma viene fermato da Cucchi, Piantini prova la botta da fuori e Minardi si fa trovare subito pronto. Un avvio non convincente quello del Miciulli, meglio la nuova Folgore sul calcio d'angolo, Volianski prova due volte e trova un Minardi strepitoso a dirgli di no. Il Miciulli prova a farsi vedere in avanti con Giorgini ma il suo colpo di testa è facile preda del portiere. Ancora i senegalesi con Massacci, uno dei più convincenti nel primo tempo. Percussione sulla destra e bellissima palla dentro. Radu non riesce a deviare in rete. Paniconi cerca la maledetta, ci mette i pugni, l'estremo difensore ospite, poi Baldelli prova la conclusione al volo. Solito lancio di bella gamba illuminante per Paniconi che scatta sul filo del fuorigioco e tenta un pallonetto nel traffico. Nulla di fatto, buona chance comunque per il Miciulli. Poco dopo altra grossa occasione per i senegalesi, Piersanti inventa, Bonprezzi riceve e scarica il sinistro, si supera con i piedi Pattistoni. 46esimo del primo tempo, ecco l'episodio che sblocca il match. Gatto cerca il compagno sull'out di destra, il cross per Piantini non è irresistibile, il numero 9 locale è furbo però e mette la gamba tra Giorgini e la palla, è calcio di rigore, dal dischetto va il numero 10 Gasparroni. Minardi intuisce ancora ma il penalty è ben piazzato. 1-0 lo scadere dei primi 45 minuti di gioco, nuova Folgore in vantaggio. Poco dopo l'arbitro fischia due volte. Nella ripresa subito dentro Morganti e fuori Massacci per un Miciulli. Attrazione anteriore all'arrembaggio nerazzurri. La classe cristallina di Capitan Bonprezzi. Assist per Paniconi. Prova la botta, il bomber potente ma non precisa la sua conclusione. La nuova Folgore non resta a guardare e tenta addirittura di allungare con questa punizione. Minardi vola e devia in calcio d'angolo. I tempi sono maturi, Paniconi lavora una palla d'oro e la serve a Pintea sull'out di destra. Dentro non arriva Morganti, scivolata, ma a rimorchio c'è Bonprezzi che di esterno fa 1-1. Pugno sul cuore, è tornato Bonton, Niccolò Bonprezzi. Giulia galvanizzato, Paniconi si accentra, vede la porta e colpisce il palo interno, davvero sfortunato oggi il numero 9. Altra buona prova di Radu Pintea, palla bella gamba che prova, il portiere respinge corto, ci si avventa come un falco Morganti, fa 1-2, si sblocca e completa la rimonta il rapper Gianmarco Morganti. Folgore non ci sta altro, grosso brivido per Luca Minardi su questo calcio d'angolo. La reazione d'orgoglio porta i suoi frutti, insistono i padroni di casa. Si invola sulla sinistra Sardella che poi è bravissimo a trovare l'angolino basso con il sinistro incrociato. 2-2, impazziscono di gioia i locali. Ultima chance all'ultimo minuto per Paniconi che non è fortunato e non riesce a concretizzare il cioccolatino di bella gamba. Finisce 2-2, fair play finale tra le due squadre. Alle donne, alle donne, alle donne, alle donne, 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 donne,